Nel sondaggione hanno vinto a pari merito Malopescio e Tedisio. Quindi oggi affrontiamo Malopescio e domani affrontiamo la guerra tra Repubblica di Pisa e di Genova e quindi Tedisio. Malopescio non lo fare coraggio, lasciala signori sotto quel nostro. Come vedete non ho più la barba perché la barba mi prudeva sotto la mascherina, quindi abituatevi a questa cosa, mi ci abituerò anch'io. Della leggenda di Malopescio ci sono varie versioni. Ho scelto di narrare quella del Vanagolli, contenuta nel suo libro che già vi ho linkato ma vi rilinkerò oggi, di Leggende dell'Arcipelago Toscano. La colonna sonora che sentirete qua e là all'interno della leggenda è fatta dai Collettivo Decanter e si chiama Malopescio. Viene dall'album Emilia d'Ercole dedicato alle leggende dell'arcipelago. Malopescio era un pescatore e viveva in un'epoca in cui si narrava che a Capoliveri ci fosse una congrega di streghe. Sei streghe che si radunavano nelle notti più buie sulla spiaggia di Barabarca per partire per la Berberia su un gozzo e fare i sabba sulle spiagge della Berberia. La Berberia, se vi ricordate, era quella zona del Nord Africa che era stata la costa dei barbari, no? Conquistata dai pirati barbareschi. Insomma, a Capoliveri ci credevano tutti. La gente si faceva il segno della croce entrando a Capoliveri, si fermavano alle chiese a pregare che le streghe non li fermassero, di notte nessuno usciva per strada e Malopescio, è una vita che non vede le streghe, inizia a pensare che sia tutta una farsa. Per cui inizia a prendere in giro i suoi amici a dire: ma voi adulti vi credete ancora alle storie delle streghe? Non esistono le streghe, ve lo dimostrerò. E quindi si reca tutte le notti sotto il noce nella spiaggia di Barabarca ad attendere le streghe ed effettivamente le streghe non arrivano. Ma una notte viene colto da un fortunale, la pioggia casca copiosa e lui per ripararsi si sdraia sotto il sedile di un gozzo, tra le corde del gozzo, e si addormenta lì. Si sveglia perché sente sopra di sé un vociare malvagio. Malopescio si sveglia, guarda sopra di sé e vede sei donne vestite di nero sedute sul gozzo. La più anziana di loro, che si chiama Drumira, cerca di evocare un demone che si chiama Azzarotte. Infatti dovete sapere che nei sabba Satana può essere evocato solo ad Avellino. Perché? Non lo so, devo essere sincero. Ma all'isola d'Elba, Barabarca, loro evocavano Azzarotte. E gli dice: Azzarotte, bara la barca per sei. Cioè, vara la barca per sei, da cui il nome Barabarca della spiaggia. E la barca rimane immobile. E Malopescio lì sotto inizia a pensare: ora mi scoprono, ora scoprono che in questa barca siamo in sette. E la Drumira, che rimane un po' interdetta, pensa: magari una di noi è rimasta incinta all'ultimo sabba. E quindi dice: Azzarotte, bara la barca per sette. E effettivamente la barca inizia a sollevarsi dalla spiaggia. I remi escono fuori in automatico e iniziano a remare a una velocità tale che Montecristo, la Sardegna, tutta la costa fino alla Berberia scorre davanti agli occhi di Malopescio a una velocità incredibile. In un baleno si ritrovano in Berberia. Le donne scendono dalla barca nel buio più assoluto e iniziano a danzare sulla spiaggia con demoni. E Malopescio sgattaiola fuori dalla barca e inizia a cercare delle prove per dimostrare che le streghe esistano, che lui è stato veramente in Berberia. E trova una palma, quindi stacca una foglia di palma e giura a se stesso: se riuscirò a tornare vivo da questa impresa, porterò la palma in omaggio alla Madonna, perché lei mi salverà. Dopodiché si rannicchia all'interno della barca, aspetta, il sabba finisce, le streghe rimontano sopra il gozzo. Lui prende il suo coltello da pescatore e stacca un pezzo del foulard di Drumira per avere una prova del fatto che le streghe esistano. Nessuna si accorge di niente, la barca si risolleva, riparte e ritorna a Barabarca. Le streghe scendono e Malopescio rimane tremante lì sotto ad aspettare l'alba per non essere riconosciuto da loro. Dopodiché prende la foglia di palma. Prende il telo, nel frattempo i suoi capelli erano diventati bianchi, gli occhi spiritati, lui ricoperto di sale, inizia a salire verso Capoliveri. E i bimbi che lo vedono gli chiedono: scusa, ma cosa ti è successo? Cosa fai? Lui fa: niente, ho preso un fortunale, questi oggetti sono saliti dentro la barca con la tempesta. È sconvolto, va in chiesa. Cerca un posto per sedersi e non c'è, ma una signora anziana si sposta di lato per farlo sedere. Lui si siede, aspetta il suo turno per poter parlare col prete.
Finalmente si presenta l'occasione, va dal prete e gli dice: padre, le streghe esistono, io sono stato in Berberia, ho le prove, la palma e il foulard. E il prete gli dice: ma Lopescio, devi chiuderti in casa, scappa a casa e chiuditi dentro finché non risolviamo questa situazione. Ma Lopescio corre a casa, si chiude a chiave dentro, si mette sul letto e inizia a pensare: ma io quell'anziana signora che ho visto in chiesa l'avevo già vista. Quell'anziana signora era Drumira, la strega più anziana di tutte. Ma Lopescio fu ritrovato il giorno dopo, chiuso in casa, morto con uno strano sorriso sulla faccia e una forte puzza di zolfo. Puzza di zolfo che è tipica della comparsa dei demoni, che venendo dagli inferi danno questo odore qui. Perché è interessante questa leggenda per me? Uno, perché a me piacciono le leggende, ne trovo delle belle storie. Due, dà effettivamente il nome a Barabarca, che è una spiaggia bellissima di Capoliveri. E tre, perché ci narra di un periodo in cui effettivamente entrando a Capoliveri ci si faceva il segno della croce. Tantissime chiesette sono sorte per l'accesso a Capoliveri, perché Capoliveri era il caput liberum, era un posto abitato da menti folli e aperte, per cui non ci si poteva fidare di loro. La pillola dell'arcipelago è finita, io sono sempre Giacomo Luperini di Tirrenos Experientia Nature. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere mi piace, a condividerlo il più possibile, a iscrivervi ai canali Facebook, YouTube e Instagram, e se potete, se volete, potete supportarci con Patreon. Trovate il link in descrizione, è un semplice sistema di abbonamento col quale potete supportarci. Vi invito a votare al sondaggione per capire di cosa parleremo dopo domani. E ci vediamo con la prossima pillola dell'arcipelago.